L'anno scorso 31 partite, 14 gol nell'intero campionato, in C2. Quest'anno in C1, quando teoricamente doveva essere più difficile, per fare lo stesso bottino metà campionato. Ma è pure vero che l'anno scorso incominciava alla grande e poi ha finito male il campionato, perché le ultime 12 partite ho fatto solo un gol. Però abbiamo vinto il campionato ed ero contento lo stesso. Io mi auguro di non fermarmi giusto ora e di continuare, però l'obiettivo mio è sempre quello della squadra. Senti, hai fatto un partitone anche quest'oggi, non solo il gol vittoria, ma anche questi continui piegamenti per dar man forte alla difesa, prendere palle e soprattutto botte al centrocampo. Ma che cosa ti dà questo tanto a livello psicologico? Ah, mi dà tanto. Io ho sempre detto che sono legato a questa città e attaccato a questa maglia. E niente, quello è il lavoro che devo svolgere. Ci sono volte che si svolge bene, altre volte si fa un po' meno, però alla fine anche oggi ho fatto gol, abbiamo vinto, meglio di così non poteva andare. Prima di parlare della partita, vuoi fare degli auguri di Natale in particolare, o magari dedicare il gol a qualcuno? No, beh, bastano queste, sono troppe quelle di Dio. Io non vorrei essere di Dio, comunque io faccio un augurio di buon Natale a tutti i tarantini e soprattutto a quelle persone che anche oggi sono di qui a sostenerci, erano tantissimo. Abbiamo giocato di nuovo in casa e siamo felici di avergli dato questa ulteriore gioia. E il gol è sempre per la mia famiglia, mia moglie e mia figlia Giusy, che anche ieri mi ha detto che oggi facevo gol e ci ha azzeccato pure stavolta. Hai raggiunto De Vitis nella speciale classifica dei marcatori di tutti i tempi del Taranto. De Vitis 28 gol, però ha fatto il doppio delle partite che hai fatto tu. Questo che significato ha, sapendo l'importanza che ha De Vitis nei cuori dei tarantini? Sì, sono contento, mi fa piacere essere paragonato a De Vitis, anche se lui di gol non ne ha fatti solo 28, ma forse ne avrà fatti 150, perché poi ha fatto gol in B, in A, Udinese, Verona e altre squadre. Sono lusingato di essere messo a confronto con De Vitis e niente, io a sto punto cercherò di superarlo, però il mio obiettivo non era quello di superare De Vitis, il mio obiettivo è quello di far gol per fare vincere il Taranto e alla fine sperare, come ho detto sempre, di raggiungere un traguardo importante. Parlando della partita, ci sono stati 8 minuti, solo 8 minuti in cui si poteva compromettere un'intera gara, come mai? Sì, i primi 8 minuti del secondo tempo, non lo so, hanno trovato questo gol un po' fortunoso, la palla è passata in mezzo alle gambe di due nostri giocatori. Ancora una volta devo dire che non siamo ospitati come lo dovremmo essere, perché sul 2-1 potevamo chiudere la partita e non siamo riusciti. Alla fine abbiamo rischiato anche di pareggiare questa partita. Fortunatamente Di Pitonte ha fatto il miracolo, la sua parata vale più del mio gol oggi. Simonelli ha detto che questa squadra comunque deve ancora crescere. Siete... Sì, ha ragione, noi lavoriamo per migliorarci ogni giorno. È chiaro che, come dice sempre lui, perfetti non si può essere. Noi cerchiamo di essere perfetti, però è difficile. Oggi siamo stati quasi perfetti, abbiamo vinto. Passiamo un bel Natale a cospetto dell'anno passato, che dopo il brutto pareggio in casa mi è rimasto un po' il panettone qua. Senti, il patrone era qui al Flaminio, non ci posso credere che non ti abbia detto niente. Ma io personalmente non l'ho visto, non so neanche che c'era, non è venuto dagli spogliatoi, quindi non... Anche gli auguri di Natale ti ha fatto? No, non l'ho visto, quindi non so neanche che c'era. Non lo so, non ho parlato con lui, quindi non ho che dirti. C'aveva palla Michele, sono andato in profondità, l'ha messa benissimo proprio sui piedi, ho tirato a occhi chiusi come al solito e ho fatto... Parliamo della partita in genere, no? È stata comunque nel complesso una bella partita, bisogna dire, tirata. Peccato per quell'inizio di riprese. Sì, perché il primo tempo l'avevamo fatta noi, tutti i 45 minuti. Siamo partiti forse col piede sbagliato il secondo tempo e abbiamo preso un gol un po' sciocco, però dopo ci siamo ripresi alla grande con il nostro bomber e siamo riusciti a fare gol. E poi quando è giunto il momento del KO tra il 20esimo e la mezz'ora del secondo tempo, tante palle gol, ma poche risultate. Perché purtroppo tu sai che non è che si può fare sempre gol, magari Gianluca ha sbagliato un gol, Cristian anche, io lo stesso, Vincenzo poteva fare gol, però sono cose che capitano. L'importante è vincere questa partita e fare un buon Natale tutti quanti insieme, noi tifosi. 31 punti al giro di boa, l'avevate immaginato? No, io personalmente avevo previsto una cosa del genere, però sono contentissimo.
Lo sai che questo Taranto in C1 c'ha 2 punti in più alla fine del giorno d'andata rispetto all'anno scorso che era in C2? Tu non c'eri? No, non c'ero, però seguivo spesso tutto il campionato. L'anno scorso è arrivato primo il Taranto. Lo so, alla fine è arrivato. Non lo so, io non è che faccio questi calcoli, però sono contento. È piaciuta, non è che faccio questi calcoli, però che cosa? Però sono contento di aver finito il giro d'andata così. Buon Natale, Alfredo. Grazie altrettanto a tutti.